Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video news. Non ho molte news da dirvi, però posso dirvi solo che Ash è arrivato in finale e dovrà affrontare Dander. Ha sconfitto anche Camilla, la champion, in una lotta Pokémon di 6 contro 6. È riuscito a vincere con il suo Lucario Ash dopo essere andato in svantaggio di 3 o 4 Pokémon, però nonostante tutto è riuscito a ribaltare la situazione e vincere, quindi molto bene. Scusate se mi sto un po' ninnando, ma non riesco a stare fermo oggi. E un'altra cosa che ci tengo a dire è che le scimmiette Panseer, Panpour e Pansage dovevano essere non 3 ma 4. Il quarto doveva essere giallo, se non sbaglio, non so il tipo. Forse, ah no, tipo lettere doveva essere. E niente, ci passiamo subito con le reaction e le news PlayStation. Bella. Eccomi qua, ragazzi. Queste qua sono le musiche, le OST che ci sono nei giochi Kirby. Molto interessante. Adesso do un po' di volume così le sentiamo. Sono molto molto belle. Guardate quanti musicisti che ci sono. Va bene, io li passo al prossimo. Eccoci qua ragazzi, questo qui è la pubblicità italiana della serie Pokémon Esplorazione Super, che hanno iniziato a trasmettere i primi episodi e sabato questo dovrebbe essere il terzo, il secondo, il terzo mi sembra, che è iniziato a inizio settembre. Questo qui è Nvidia 3 RTX 4090, cos'era quel numeraccio? Questo qui è tutto il processore, credo. E grazie alla nuova tecnologia Shader Execution Reordering consente di migliorare anche il frame di DRSX a 380. Qua spiegano un po' le meccaniche, va bene, va bene. Passiamo a livelli, passare avanti. Questo qua è Super Monkey Island. Qui abbiamo qualcosa di interessante, tipo un nuovo monitor in 4K con super audio. Mario Pirelli Sparkle. È già stato giocato in anteprima. Poi Nvidia RTX RTX 4080 DualSense potenza. Un altro in italiano Style Devil May 3 baionette, qui e baionette. Nuovo modello di PS5 nel 2023? Addirittura? Wow. Poi abbiamo Splatoon 3, quali sono le novità, i cambiamenti, GTA 6, Rockstar conferma che è tutto vero. Va bene, dai, allora qua, questi qua è il news più interessante di PlayStation, vediamo se ce la fare altro. Nuova versione di PS5 sul fine del Adesso mi ha 2023. capovolto, ma porca puttana. Mentre non abbiamo ancora notizie certe sul possibile futuro Ciao annuncio ragazzi, di mi PS5 vedete? Pro, secondo Mi Anderson, vedete? nell'anno Registrava fiscale così il parere video. completo anonimato, la ribalta Allora, di questo è di come non va? sostituire gli attuali modelli con scocca Questo qui Power è il nuovo 12, modello di che sono PlayStation 5 che uscirà nel disponibili in questi 2023. primi 2 anni di vita della Vediamo. macchina. Presumibilmente in uscita attorno a settembre del 2023, la versione D di PS5.
La vera sorpresa è che si parla di un modello modulare con lettore ottico. Non so, io bisogna rivedere un po' testa in giù qua. Sarà l'aspetto estetico la mia immaginazione, che è pensato per non sembrare comunque interessante questo modello esterno quando molto sottile. Ma no, ragazzi, quello questo qui è un nuovo monitor in 4K che nasconde non solo i due speaker audio ma anche i sensori per la luminosità e quelli del telecomando che vedete qui a fianco. Per quanto riguarda la costruzione, il monitor è molto molto solido, i materiali sono buoni, può essere alzato e abbassato, può essere girato, insomma ci è piaciuto, molto molto solido, bella anche la colorazione bianca con questi dettagli arancioni. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, siamo di fronte a un pannello con risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz per la DisplayPort e fino a 120 Hz per HDMI 2.1. Il pannello è ovviamente dotato di HDR con un picco di luminosità massima di 600 nits, mentre la luminosità è molto bello comunque, rimane 300 nits, quindi il pannello comunque è molto luminoso e garantisce un effetto HDR abbastanza reale. Lo schermo è poi dotato di una tecnologia proprietaria, monitor dotato di tutte le caratteristiche necessarie. Ok, interessante, voglio ancora un po'. Questa qui è la sigla originale di Pokémon Sony Masters K2. Va bene ragazzi, su questa schermata direi che ci possiamo salutare qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao!